Vi voglio fare un esempio. Ero qua a Roma, sono andato in un ristorante ieri sera e sono andato a cena, il locale era carino e ho mangiato in un tempo accettabile e dopodiché, senza dirmi niente, mi hanno portato un dolcetto con dei biscottini, eccetera. È un qualcosa che io non mi aspettavo, che è un di più rispetto a quello per cui ho pagato, eccetera. Mi ricorderò di questo ristorante? Assolutamente sì, perché hanno fatto un pochino di più rispetto a quello che mi aspettavo. Se noi creiamo una massa di venditori felici e contenti, sappiate che quella massa di venditori felici e contenti diventeranno il vostro team marketing. Persone che durante un pranzo o una cena con un cliente, con un amico, dove salta fuori il tema della casa, gli diranno: non andare a cercare in una giungla. Io ho venduto casa con Simone, l'ho venduto in 42 giorni, mi ha preso di più del prezzo. Fine. Centri di influenza e clienti passati. Allora, fate finta che voi andate dal dottore perché avete male all'orecchio. Ok? Il dottore... Questo è il dottore, questo sono io. Vado dal dottore perché ho male all'orecchio. Il dottore mi dice: Simone, è meglio che ci facciamo controllare, però se dobbiamo passare attraverso la mutua ci servono 3 mesi. Ti do un consiglio. Io conosco un otorino molto bravo, si chiama X ed è privato. Se a me, il mio dottore di cui mi fido, mi dice di andare dall'otorino X, io mi faccio fare un preventivo da un altro, vado a cercare da altro, vado dall'otorino, ragazzi, che mi dice lui? Perché? Perché per osmosi io ho fiducia di lui. Se io mi fido del dottore, il dottore si fida di lui, io mi fido di lui. Una delle più belle trattative di incarico più importanti, che era di una fondazione che aveva 4-5 immobili su Bologna per un totale di circa 7-8 milioni di euro, che ho preso l'incarico al 2%, io ero in una situazione di questo tipo. Io avevo un mio cliente che faceva parte di questa fondazione che aveva già venduto una casa con me. E poi avevo un altro che non mi conosceva assolutamente. Questo che non mi conosceva assolutamente voleva sentire delle altre alternative. Allora io ho detto, ho guardato il cliente che conoscevo, e io ho detto: e lei, dottor Rubbi, si fida di me? Sì. E lei, dottor X, si fida del dottor Rubbi, che è anche suo socio? Sì. Possiamo procedere con l'incarico. Ok? Nel momento in cui continuate a fare questo tipo di triangolazioni, la cosa è semplice. Se lei si fida del dottor Rubbi, il dottor Rubbi si fida di me, di conseguenza tutti qua ci fidiamo. Che cosa stiamo aspettando? E qui è coi clienti passati centri influenza. Il marketing vero nell'immobiliare sono conversazioni tra persone. Allora, in realtà ci sono due cose. Il fatto però di fare un gran lavoro non è più sufficiente, perché nel medio-lungo periodo le persone hanno i loro problemi, la loro vita, conoscono altre persone e possono dimenticarti di te. Quindi cosa succede? È capitato anche voi di aver fatto un gran lavoro con un super cliente, poi a un certo punto l'avete incontrato, avete fatto due chiacchiere, gli avete chiesto una referenza, lui ha detto: porca miseria, mia cugina ha venduto, mi sono dimenticato di te. A chi è capitato questo fantastico gioco? Ok, perché? Perché non è più sufficiente. È il requisito principale, ma non è più sufficiente. Esempio, quando ero piccolino, che i miei mi mandavano a 8, 9, 10 anni a comprare la pizza da sport, c'era una pizzeria da sport a Bologna nel 1989. Quindi tu ti mettevi lì, in fila, un'ora, aspettavi in silenzio, prendevi le pizze e le portavi. E ovviamente era l'unica, la più brava, cioè brava, sapevano fare la pizza, e di conseguenza loro era sufficiente così. Il fatto che fosse buona la pizza era sufficiente. Cosa è successo? Che se io oggi esco dal mio ufficio e faccio 3 km, ho 50 possibilità di mangiare una pizza, e tra queste 50 c'è Domino's Pizza, che mi dice: io non solo te la porto, ma se non te la porto entro 15 minuti, le prossime te le pago, te le offro io. E avete capito che è cambiato un pochino la concorrenza? Ok? Come in televisione, non televisione, cioè, ragazzi. Quindi è chiaro che la lista dei clienti passati dei centri di influenza, c'è da fare una serie di azioni, che non è solo aver venduto bene, e dopo le vediamo. In primis, come gestite la lista dei clienti passati e centri influenza? Cosa sono la lista di clienti passati? Perché c'è uno che lavora magari qui da 6 mesi, un anno, e mi dice: ah, ma io non ho tanti clienti passati, giusto?
però immagino che hai una vita prima anche di un agente immobiliare e magari l'hai vissuta fino ad oggi e non sei stato a Guantanamo e quindi conoscerai delle persone. Perché chi è che ti referenzia? Colui che ha nella sua testa un sentimento di un certo tipo verso di te, che è fiducia. Tra i miei migliori studenti ci sono delle ex parrucchiere. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui faccio 10 anni la parrucchiera, che vedo 10-15 persone al giorno per mezz'ora e creo quelli che possono essere definiti dei ponti di affinità, nel momento in cui sono una brava persona e ti dimostro anche che ho cambiato lavoro e so fare il mio lavoro, tu ti ricordi di me, perché hai fiducia nei miei confronti. Per cui vi dico clienti passati e centri di influenza, perché il centro di influenza è chiunque voi conosciate, con cui c'è un rapporto reciproco di fiducia. Questa gente va messa in una lista. Chi li ha catalogati tutti? 1, 2, 3, 4, pochissimi ragazzi. Questo che vi sto per dire, se a me me l'avessero detto nel 2000 e nel 99 quando ho cominciato, io oggi non ero qui, ve lo dico molto francamente. Io ero probabilmente su una mia isola nell'Oceano Indiano e massimo ci facevamo una Zoom in pigiama. E perché il valore di un agente immobiliare è la lista. Il vero patrimonio netto di un agente immobiliare sono clienti passati, soddisfatti, che lo referenziano con fiducia nei confronti di tutte le persone che loro conoscono. Sarebbe da fare una lista Excel. La base è Excel almeno. Poi, in un futuro, un gestionale. Però, sempre chi... Tu usi il gestionale, Leonardo, il file Excel che c'era legato? Io ce l'ho Excel. Grande, ok. È un file Excel che io ho fatto abbastanza semplice, dove andate a catalogare le persone con nome, cognome, numero di telefono, dove abita, data di nascita. 5 cose. Per cui banalmente chi non ce l'ha, prendete fuori la vostra rubrica, vi chiudete un giorno in una stanza e grazie a Sister, Facebook, eccetera, guardate dove abitano e quando è nato. Ok? Questa lista va creata e sappiate che c'ha alcune regole questa lista. E sono, come posso dire, dei pattern comuni da Trentino Alto Adige fino alla Sicilia. Che se io ho 1000 persone in lista, il 10% di queste persone, una volta l'anno, trattate come vi farò vedere, vi daranno una segnalazione. Il 10% delle persone in lista vi daranno una segnalazione. Quindi una volta l'anno. Quindi significa che se ho 1000 persone in lista, io avrò 100 segnalazioni, di cui 50 le butto nel gabinetto perché è roba che non serve, sugli altri 50 magari ci lavoro e su queste 50 prendo 20 incarichi. Quanto valgono 20 incarichi da voi? Ok? Per cui rimanete col focus sul fatto che io questa lista ho l'obbligo di farla crescere settimanalmente. Se uno, un'altra regola importante è che mediamente una persona ha contatti con 245 persone, per cui io conosco 245 persone, non conosco di vista, conosco, so chi sono, ci parlo, eccetera. Quindi, se ho 1000 persone in lista e ogni persona in lista conosce 245 persone, significa che se io ho 1000 persone, potenzialmente ho un raggio di penetrazione a livello di piovere di 245.000. Sapete quanti abitanti fa Bologna? 300.000. Io ho Bologna sostanzialmente in mano perché ho posto il focus su questa roba qui. Tutti ci insegnano a trovare nuovi clienti, nessuno ci dice di coltivare quelli vecchi. Per cui noi facciamo una bella vendita. Quali sono i processi del marketing? Hai un'attrazione, c'è un'educazione, c'è la vendita e tendenzialmente noi facciamo la vendita e spariamo. In realtà ce ne sono due nascoste, che è l'educazione ripetuta, per cui rimango in contatto, faccio avere della roba al cliente
e la rivendita, che nel nostro caso è le segnalazioni dei nuovi incarichi. Tutti si fermano qui. Chi fa 4 e 5 e lo comincia, se uno è giovane, ragazzi, vi sto dicendo esattamente tra 10 anni come farete, se fate ovviamente il vostro lavoro, ad avere tanti soldi. È questo. Cioè, se vi dovete portare a casa una cosa oggi, è questa. Cercate di utilizzare quella lista e cercate di metterla a frutto. Che non significa, come banalmente insegna qualcuno, ogni 90 giorni la chiamo. Perché se io ogni 90 giorni ti chiamo, succede una cosa per chi la fa veramente, non per chi la racconta, che dopo 2 anni non ti rispondono più. O anche uno. Quindi finito, bruciato. Se noi pensiamo a un nostro cliente passato come un limone da spremere, quello che succederà, o prima o poi, che il succo finisce. Quindi bisogna fare delle azioni.